Salve a tutti amici, ben ritrovati, sono il vostro Terry e oggi siamo qui per una nuova live di Assassin's Creed 3 Remastered. Oggi andremo a continuare con il nostro caro Connor e cercando di finire questo gioco, come ho scritto nel titolo, quindi bando alle ciance e che viaggio abbia inizio. Let's go! Sei Connor, non vedevamo l'ora di incontrarti. Io sono Catherine e lei è Diana. Siamo le mogli dei due babbei che fanno i taglialegna. Piacere di conoscerti. Gli uomini parlano spesso di te. Finalmente vediamo che faccia hai. Il piacere è mio. Stavamo dicendo com'è bella questa terra, su un fiume senza nessuno più a monte. Sarò sincera, la lettera di Godfrey mi aveva preoccupato, ma ora che siamo qui e sistemate, sono proprio contenta. Ci eravamo ritrovate in questo terreno a nord di Champlain, che era un groviglio di rocce e rovi. Ah, che posto terribile. È una bella impresa salire la collina e sopportare la marea. I vostri mariti vi daranno da fare. Non è un problema, Connor. I ragazzi credono di essere loro a guidare il circo, ma chi dà gli ordini davvero ce l'hai davanti. Non ne dubito. Non mi ricordo da bene. Ecco lì. Che bella così. Ecco, se l'IA fosse un po' più intelligente, le nemici sarebbero questo tipo di combattimento. Cos'è accaduto? Volevano che il raccolto andasse alla corona. Warren invece no. Hanno ucciso gli animali, sparso sale nei campi e trascinato noi fuori. Il resto lo sa. Non posso darti nulla per ringraziarti, straniero. Nulla ci rimane. Forse però c'è qualcosa che potreste fare. Qualsiasi cosa. Vivo in una piccola comunità non molto distante. La terra è ricca. Alle persone con cui vivo servono verdure fresche, grano e mais. Se ricostruirete la fattoria, farete affari. Tu ci ridai speranza. Verremo di certo a vedere. Grazie. E riportò. Is he not in the law di conosce de ne Johnson si un giudice lo rockstar? Qua hi con si what ne canun hard un hagel. Da qua der hard qua canto. Ecco, una bella era di Ubisoft la cura dei particolari. Il fatto che c'è da la lingua indiana, oddio, ho sbagliato. Cioè, fai in modo che gli indiani parlano con la loro lingua e non in inglese o italiano. Pace, pace! Non vi ho sempre difeso finora. Non ho sempre cercato di proteggervi da tutto. Se tu vuoi proteggerci, dacci le armi, fucili e cavalli per poterci difendere da soli. La guerra non è la risposta. Noi ricordiamo Stenbox. Sappiamo che avete spostato i confini. Anche ora i tuoi uomini scavano la terra senza riguardo per chi la popola. Usi parole suadenti, ma false! Non siamo qui per negoziare, né per vendere. Siamo qui per dirvi che dovete andarvene. E va bene. Vi offro un ramo d'olivo e voi lo gettate a terra. Forse con voi servono le armi. Ci stai minacciando? Sì. Ma Johnson si maschi di belle parole e poi. Sì, mi minaccio, sì, mi sto minacciando. Ok, già qui sono morti, perfetto. Io voglio la Tomahawk, non muoio la macerata. Che sta facendo? Si è già reso. È già così, mi dà nulla che. Aiuto! Bu, oh no, cosa hai fatto? Ho messo fine.
giunta importi qualcosa di loro? Certo, i coloni sono felici di commerciare. Se hanno bisogno di cibo e alloggio, o risorse in più per le loro truppe. Ma quando le città gli staranno strette, quando vorranno nuove piantagioni, quando non avranno più nemici, vedrai come vi tratteranno allora. I coloni non hanno problemi con gli irochesi. Non ancora, ma accadrà. Così va il mondo. Col tempo arriveranno. Io potevo fermarli. Potevo salvarvi tutti. Tu parli di salvezza, ma li stavi uccidendo. Già, perché non mi ascoltavano. E tu, credo, farai lo stesso. Aiamos ne yate agum sere, andahiaio mes ganas e saglumacet. Ok, lasciando stare il sangue Johnson, che era così un po' sui bar, sulla barra, un po' sul nulla. Alla fine lui non ha tutti tolto, alla fine poi i coloni, quando cercano di espandere, se sono più terra, andranno contro gli irochesi, e la storia parla. Però certo lui, no, io volevo proteggervi, però dovete venire le cose delle terre, io ve le cedevo con onore. C'è sempre la solita falsità. E con lui il complotto templare per rubare la terra al mio popolo. Ma alla fine di questa minaccia mi ha svelata un'altra. Addosso aveva una lettera indirizzata a John Picker, contenente ordini per aumentare a distruggere armi e risorse dei patrioti. Se dovessero avere successo, i coloni non potrebbero resistere. I templari avrebbero la meglio. Finché Picker è vivo, siamo in pericolo. Devo trovare. E devo uccidere. Pensavo di sentirmi meglio o di provare una qualche soddisfazione, ma provo solo rimpianto. Non vacillare. Sacrifici simili sono duri da compiere. Dovevo farlo, non solo per la mia gente, ma per tutti quelli che Johnson minacciava. È un inizio, ma per annientare l'influenza templare dovrai ucciderli tutti quanti. Anche tuo padre. Lo so. Un conto è dirlo, ma ne sei convinto? Abbiamo visite. Che cos'è? Una richiesta di aiuto di Porreder. Pare che gli inglesi stiano combinando qualcosa apposta. Suppongo tu sia piaciuto ai figli della libertà. Mi hanno scambiato per uno di loro. Vi prego, dite al signor Rever che gli sono amico, ma che non posso aiutarlo ora. Non credo che ti convenga. Parla anche di John Bittker. Dove devo andare? Il signor Rever vive a Boston. Se volete, posso... Che nuova sequenza, non è nemico, su John Pitcairn. Deve essere di fare anche missioni tenute, che mi piace tanto farle. Nel frattempo parliamo nel 75, l'anno diciamo precedente a quella che fu la guerra d'indipendenza, ma che fu una propria guerra civile fra inglesi coloni americani, inglesi diciamo del continente europeo. Nel frattempo vediamo un po' come si tengono un po' le cose. Diciamo di ognuno dei nemici. Ok, sta succedendo. Ok, questa è una fattoria. Warren è chiaro. Beh, continuiamo dopo. Prudence è sparita. È uscita a raccogliere delle cose e non è più tornata. Sono preoccupata.
E se si è ferita? La troverò. Il cane può aiutarci a cercare. Ha un buon fiuto. Vieni, bello! Esce a raccogliere notere quasi tutte le sere. È fissata con l'olio che se ne ricava. Ora ne ho abbastanza. Non capisco proprio perché ne vuole così tanta di quella roba. Comunque c'è da vedere come alla fine i Templari siano pro inglesi, che dicono che i Templari, i coloni presto saranno, diciamo, loro. Sono dei usurpatori, quello che avrebbe rubato la terra al potente, diciamo. Di ok, tipica missione da Connor. Ciao Osho. Aia. Grazie di cuore, Connor. Non voglio pensare a cosa sarebbe accaduto se non fossi arrivato tu. E mai volevo spogliare. Non sono uscito dalla foresta. Attimo qui. Sì, c'è da qua. Scusate, potete Prudence, ma è sempre questa bella pelle di orso. Mi faccio delle belle scarpe. Allora, dai, raccontami, cara. Perché raccogli le notere? Beh, è da tanto tempo che io e Warren cerchiamo di avere un bambino. Ho letto che le notere aiutano la fertilità. Boom. Scusa, non mi sembra un argomento adatto a questa circostanza. Capisco. Non una parola in più sulla faccenda. Boom. Tutto a posto, amore. Vai, va tutto bene. In braccio, dai. Grazie a Connor. Ah, vai a pittare. Prego, prego. Ah. Mi sembra che tutto dobbiamo fare il viaggio con lei in braccio. Sei tu il marito. Ok, grazie a questo miglioriamo la produttività a livello 2 in fattoria. Che c'è? Troppo. Ma qua è chi? Fermo! Arrivò già, facciamo cosa semplice, va. Boom. Ecco. Easy. Che succede, Connor? Ti ho visto inseguire un tale. Stava cercando di derubarmi. Ci ho pensato io. Cosa? E le donne? Stanno tutte bene? Avresti dovuto essere là. Cosa? Dovevi tornare indietro. Ci avrei pensato io. Da quando un ranocchietto come te sa cavarsela da solo nella boscaglia? Se Diana è ferita, come sempre i due sono litigare. Il mio caro cuginetto Terry però si fa rispettare. Vai con Terry. Bella questa pioggia. Siamo in estate. Per lì non so se è stato o meno. Però ok, la legna è livello 2, perfetto. Ok, ancora il sud del posto è templare. Dobbiamo fare ancora quelle famose rappresaglie per liberare i vari luoghi. Lì c'è un bel forte, se mi sbaglio. Oh, insomma c'è un bel tesoro da prendere. Dove andare? Si viene al nord. Quante belle missioni. Lo zoom com'è? Ok, qui è un po' un nuovo oggetto. Qui c'è la missione, qui c'è la missione tenuta. Andiamo qui. Spawnati proprio nel mezzo della battaglia. Grazie, amico mio. Avevano bevuto troppa birra e non gli piaceva come parlava. Chiacchieravo solo con quella ragazza. Il tuo accento non è familiare. Da dove vieni? Vengo dal nord, provincia del Quebec. Cosa ti porta a Boston? Io sono un minatore, ma è difficile trovare lavoro. La gente non mi dà retta per via della scelta. È stata la fortuna a mandarti.
Provengo da un villaggio a nord a poche miglia da qui. C'è una miniera abbandonata. Non so bene cosa contenga, ma potrebbe essere ciò che stai cercando. Verrò a darci un'occhiata. Se trovo qualcosa di buono, si può fare. Casa di Paul Revere. John Pitcairn. Già, si prepara ad attaccare l'Ecker, dove Adams e Hancock si sono rifugiati. Fatto questo, marcerà su Concord per distruggere le nostre armi e provviste. Dovete aiutarci. Ditemi dove posso trovarlo e sistemerò io la faccenda. Ha decine se non centinaia di soldati al suo comando, eh? Non potete affrontarlo da solo. Ma non temete, non sarà necessario. Abbiamo un'intera armata con noi, in attesa dell'ordine di prendere le armi. Allora dovreste allertare. Certo. Voi e io passeremo il fiume Charles e avviseremo i ragazzi. William, tu dovrai passare dall'interno e fare lo stesso. Robert, tu raggiungi Christ Church. Dai il segnale. Due lanterne, se il nemico viene dal mare. Non perdiamo tempo, amico. Ci sono vite in gioco. Forza! Hanno lasciato soltanto un cavallo. Dovremmo montare in due. Prendete le redini, vi guido io. Presto, Connor, salite in sella! Grandissimo, Paul, che noi togliamo la barca e lui... Oh, dai, veloce, spieghiamoci! Da quelli che dobbiamo avvisare. Seguite le indicazioni e faremo in un lampo. Tino, che devo prendere le cose. Informate tutti quanti che i soldati marciano su Lexington e Concord. Gli inglesi arrivano! Montate in sella, amico. C'è altra gente da avvisare. Cioè, dico, tu vuoi sprecare un assassino pronto come me? Avvisate tutti. I soldati stanno arrivando. Subito! È bustissimo, cioè il tizio stesso con la fascia e il cappello. I soldati arrivano. Qui, siamo qui. Prendeteli. Dobbiamo scrollarci a liti d'osso. Vedi, appena cambia il tizio alla porta, c'è il tre. Hancock, John Hancock e Clark. Allora, suppongo che non ci resta che andare. E voi tre?
Dose e io andremo fino a Concorde. Connor, restate qui e aiutate il nostro Jean-Parc a tenere la città. Così potremo allertare tutti. Stiamo lasciando qui il vecchio John Parker, pronto già a morire direi con la sua cera. 5, manco 35, va. Possiamo farcela, su ragazzi. Si combatte già Alexis e non è ancora finita. I soldati stanno arrivando. Ma davvero? E perché pensi che stiamo qui? Andate, prima di farvi uccidere. Ho già abbastanza guai per occuparmi anche di chi vuol fare l'errore. Garantisco per lui. Anche John Parker. Dov'è Rever? Prese. Cosa? Tranquillo. Quell'uomo sa cavarsela in ogni situazione. Starà bene. Ne sono certo. Finito con le chiacchiere? Parker sembra convinto che voi non siate inutili. Quindi immagino che possiate aiutarmi con uno o due cosette. All'inizio dello scontro dovremo tenere queste posizioni. Sono decisive per la difesa di Concord. Brava gente. Ma non sanno combattere. Ci vuole qualcuno esperto per guidarla. Pensate di farcela. Sarà meglio che siate franchi. Avete la mia parola. Allora credo non ci resti che aspettare. Beh, non sono Franco, sono Connor. Eh sì, comunque. Aspetta, vediamo qui. Addio John Pitcard. Signore! Tutti alle barricate! No, i miei uomini devono tenere le posizioni. Se le giubbe rosse passano, per noi è finita. Cosa volete che faccia? Ascoltate bene. Gli inglesi si dispongono in fila. Date ordine di sparare appena prima che ogni linea sia aperta. Troppo presto si può mancare il bersaglio. Dopo si finisce sotto il popolo. Intese. Se qualche bastardo riesce a passare, attaccatelo. Non voglio che i nostri muoiano. Ok, questa è meravigliosa. Comunque, volevo dire una piccola chicca su Porre Vere come e che uomo sia. Allora, ecco, noi siamo qui in questa zona. Dobbiamo dare ordine di sparare appena abbiamo il vice portato. Comunque, Porre Vere fu per scappare dalla Francia a bordo di una nave che fu trattata dagli inglesi. Si è pure vestito da donna pur di scappare. Sembra dove essere lui. Oh, morite? Bravi. Ne ho l'altro, no? Dove può essere andato, Pitcairn? Di ritorno nell'accogliente grembo degli inglesi. Così potrà tornare in forma per la prossima atrocità. Devo trovarlo. Ogni giorno che passa, altri soffrono. Allegro, Pitcairn. Molti sarebbero morti oggi, se non fosse stato per te. Sì, allora... Facciamo del nostro meglio con ciò che abbiamo. Però non basta. Non basta.
l'ufficiale lo guarda che mi dà attacco. Della nostra gloriosa causa. Spero che voglia accettare il mio umile ringraziamento per la grande benevolenza che mi ha dimostrato. Ma qualora accadano degli eventi infausti, sfavorevoli alla mia reputazione, vi prego di ricordare, gentiluomini qui presenti, che io, oggi, dichiaro in tutta sincerità che non mi reputo all'altezza del comando affidato. Intanto, non c'è altro uomo. Signore, vi prego di riferire al congresso che dal momento che non avrei mai accettato l'incarico per nessuna offerta economica se non fossero arrepentati. Mi conosco. C'è qualcuno che devi conoscere. Terrò semplicemente conto delle spese sostenute. Scusa, quelle certamente mi saranno rimborsate. Ma l'ultima cosa che questo mi serve è tutto ciò che voi due vi affiate. Connor, permettimi di presentarti il nostro nuovo comandante in capo, George Washington. Tu sei quello che ha salvato Sam e John a Lexington. Sono stati i patrioti a farlo. Ho soltanto dato una mano. Umile quanto coraggioso. Uomini come te sono preziosi. Perdonami, ma devo lasciarti. Devo occuparmi di Charles, laggiù. Non sembra molto felice che il comando sia passato a me. Lieto di averti incontrato, Connor. Dimmi che hai qualche novità su Picker. Si dice che si sia rintanato a Boston, dove è protetto da un migliaio di inglesi. L'unico modo che hai per ucciderlo è attirarlo fuori. Per tua fortuna, lanceremo a breve un'offensiva contro la città che ti aiuterà. Israel Putnam è al comando delle nostre forze. Consegna questa a lui, ti darà tutto l'aiuto di cui hai bisogno. Lo troverai all'accampamento di Booker. Ti ringrazio molto. Non serve. È il minimo che possa fare. Pitcairn è un uomo pericoloso. Prima lo eliminiamo, meglio sarà. Direi lo stesso di Charles. Sì. È una faccenda di ben altra natura. Dobbiamo rimandare a Rio. Meglio che tu vada a posto. Vento di guerra. Cerco Israel Putnam. Per ordine di chi? Samuel Adams. Seguitemi! Ma sei calmo! Oddio. Ovviamente... Ok, grazie. Dobbiamo accamparci su Bunker Hill. Lì è più vicino alla città, ma lo è anche alla loro artiglieria! Riceviamo ordini da gente che non conosce la situazione. Ormai siamo costretti a decidere. Testa nostra, se vogliamo fare la scelta più sensata. Magari condividete anche solo la metà delle assurdità che avete detto. Cos'è che non vi piace? Io posso garantire la vittoria. Cosa ne sapete della vittoria? Io ho ucciso una lupa nella sua tana solo con un coltello. Ho detto tutto. Io torno a Bunker Hill. Generale, sto cercando un uomo. Hanno detto che voi potreste aiutarla. È al sicuro lì in città e non ha ragione di uccirmi. Finché quella nave continua a sparare, non lo scaleremo mai. Ma se la nave smettesse? Allora sono costretto a muovere il culo e a uscire. Però questa bandiera si avrà successo. E io parlerò bene di voi al vostro funerale. Interagisci e questa nave è nostra. Nemico avanza e vostre mani. Sono molti di più, dice. Armi migliori, meglio addestrati. Ma io non li temo. E neanche voi dovrete. Anche se sono meglio equipaggiati, non hanno motivazione e ardore. Ma noi sì. Abbiamo disciplina, ordine e soprattutto abbiamo passione! Abbiamo fede!
Quindi state attenti. Risparmiate le munizioni. Mirate con molta cura. E soprattutto uomini! Non sparate finché non vedete il bianco dei loro occhi! Un discorso davvero motivante, direi. Mi venisse un... Ce l'avete fatta. È stato un bel discorso. Bugie tutte quante. Però quelle parole ci hanno portato a Pitcairn. E quanto a Pitcairn? Ha lasciato Boss. Come avevo previsto. Mi è accampato molto lì. Non c'è modo di arrivare a lui. Con quella marmaglia che stava laggiù. Penso che potreste aggirare. O aspettare che ne facciamo fuori. Non c'è tempo. Devo rischiare un approccio di vita. Oggi è la seconda volta che tentate l'impossibile. Non vedo altra scelta. Voi siete matto come la lepre mazzolina. Mi aspetto delle scuse, signor Ricordo. Già se nessuno ce la fa normalmente, perché pensa... Ora che sono... Cioè, non ce la fa normalmente persone con... requisiti minimi, diciamo per i secondari, pensate senza farlo da così. Ok, non mi hai visto. Come fai a darmi dietro un albero maledetto? Dietro un maledetto albero? Non puoi vedermi, dai! Vaffangala, maledetto Pitcairn. Quanto lo odio. Mi sono nel culo fatto in 2-3 volte. Ma mi è successo. Che cazzo? Vogliono questa collina, che se la prende. È posto, vero obiettivo. Abbiamo un problema peggiore. Che volete? Non può essere. Dice che vogliono uccidere Washington. Se finisce. George Washington ora raduna i coloni
La loro marcia per la libertà ha inizio. Non stupisce a questo punto che i Templari lo vogliano morto. Intendono trasformare questa terra in un freddo regno dell'ordine. Un posto senza anima. E lui è un ostacolo. Devo salvarlo, perché la sua causa trionfa e il mio popolo si salva. Ma più agisco, più rischio di essere scoperto. I Templari credono che i loro siano morti nelle rivolte. Ai loro occhi, gli assassini sono vinti e dispersi, non più una minaccia. Ma temo che presto scopriranno la verità e sapranno. Come va la caccia, Connor? Ci sono progressi, ma temo che non basti. Tu agisci dove più è necessario. Se avessi seguito Charles Lee o tuo padre, che ne sarebbe stato di Porrever? O dei soldati all'estero? Soldati? Non c'erano soldati in quei posti, ma uomini e donne costretti a difendersi. E non lotti per questo, per salvare il tuo popolo. La tua causa è la causa dei coloni. Aiutando gli uni, aiuterai gli altri. Parole incoraggianti. Pensa che il mio agire sia folle. Non ti illudere, lo penso ancora. Ma non posso fare a meno di provare un certo orgoglio per i tuoi successi. E pensi che dovrei ringraziarti? Non farò. Ma allora ridammi gli abiti, le lame e i dardi, e tutti gli anni di addestramento e il sapere che ti ho trasmesso. Ridammi tutto quanto. Forse le tue parole avrebbero un senso. O potresti ammettere che ti sbagliavi? Oh, andiamo, hai ucciso due uomini di cui uno era un mercante, non un soldato. Dovrai fare di meglio se vuoi impressionarmi. La metti così, vecchio? Allora che ne dici se andiamo fuori? Sarò lieto di mostrarti come riesco a batterti. Connor, questo è Benjamin Dolphage. Suo padre era dei nostri, sa già tutto. Credo che ci sia qualcosa che vuole dirci. Achille dice che hai scoperto un piano per uccidere il comandante in campo. Già, ma ho solo false piste e vicoli ciechi per ora. Non più, amico. Thomas Hickey è il tuo uomo e io ti aiuterò a prenderlo. Come? Spiegherò lungo la strada. Io e te andiamo a New York. Bene, questo piccolo sbarietto è dell'inizio della nuova sequenza 8, in cui ci trasferiamo a New York, quindi una città che vedremo nell'epoca coloniale. Penso possiamo concludere qui la live. Io ringrazio chi è stato con me e chi lo è stato e chi lo è ancora tuttora. Io vi invito in casa a iscrivervi al mio canale YouTube, dove metterò presto gli assunti di queste live, di attivare la campanellina così da ricevere notifiche sui nuovi video, lasciare un commento di lavoro sul gioco, iscrivervi ovviamente a seguirmi su Twitch, dove il nostro obiettivo è 100 followers, e anche su vari social come Twitter, Instagram e Facebook, così da sapere più sul mio lavoro. Detto questo, alla prossima live, passo e chiudo.